Mi chiamo Sala Giovanni, ho iniziato a lavorare alla Badoni nel 1963 e sono stato molto contento di essere venuto qua perché mi è sembrato di entrare in una famiglia. La cosa che ricordo benissimo di Giuseppe Badoni è stata quando sono andato a scuola qua, perché qua si faceva anche la scuola di insegnamento, sia per i disegni, sia per saper scrivere meglio di quello che sapevamo fare, e i conti, diciamo. Quindi, e lui ha presidiato solo una volta, però ha lasciato di stucco tutti, primo io, che mi ha detto: ragazzi, dovete solo imparare, non avete timore della vita e continuate. Poi dovete anche lavorare, saprete anche lavorare. E di lì ho continuato a lavorare e ho fatto parecchi lavori alla Badoni, sempre soddisfatto di quello che facevo. Forse ho anche insegnato non solo del lavoro, ma anche della vita, perché ero sempre giusto con tutto, nel segnare le ore, nel spendere i soldi perché magari avevo la cassa cantiere, in tutte le cose. Quelli per me era la cosa essenziale, nel senso che dovevamo essere corretti su tutto. Però comunque lavorando ho incontrato tantissima gente più brava che meno brava, e poi ho incontrato sul lavoro la signora Sofia, la figlia di Giuseppe, e l'ho incontrata in Algeria, veniva giù e veniva nell'albergo che c'ero io, lei andava per i suoi affari che dovevo fare, la sera ci incontravamo e mangiavamo assieme per passare la serata. Poi, andando avanti ancora in Algeria, invece con Giuseppe Kramer Badoni, anche lui è stato giù con me, o io con lui, che ho per portare avanti i lavori che c'erano, siamo andati avanti. Devo solo ringraziare la Badoni perché ho avuto fiducia, prima di tutto, perché anche la Sofia Badoni ha avuto fiducia quando mi ha detto di andare in Algeria. Fiducia perché c'erano di mezzo lavori e anche soldi, quindi quella è stata una fiducia che l'ho sempre rispettata perché, come ho già accennato prima, doveva essere la prima cosa per me, essere onesti e essere giusti. E quello però l'ho imparato dal nonno, da Badoni, Giuseppe Riccardo, perché me l'ha detto lui all'inizio. Quindi vi saluto tutti, grazie.